Due furgoni carichi di doni per aiutare persone del territorio che vivono in situazioni di disagio. Trapunte, mobili, giochi, biberon, tendaggi, biancheria per la casa, stufe e bombole. A consegnarli la Polizia Locale di Sassari, che grazie alla collaborazione di privati cittadini ha potuto anticipare il Natale. Al comando di via Carlo Felice la beneficenza infatti non si ferma mai. Così, grazie alle donazioni del personale e in particolare di una merceria del centro storico che ha regalato tutta la merce rimasta in vendita, venduta dopo la chiusura, diversi nuclei familiari del centro storico, dell'agro, del quartiere di Santa Maria di Pisa, ma anche il rifugio di Viale Mameli che ospita bambini in difficoltà, la comunità San Giorgio e l'ostello a Cappuccini hanno ricevuto beni molto utili, a partire da coperte e trapunte urgenti visto il repentino abbassamento delle temperature, fino ad arrivare a una camera da letto completa per una famiglia del centro. Altri effetti sono stati consegnati in base alle necessità, biberon e tiralatte per gli infanti, biancheria per adulti e anche giochini importantissimi per i bambini. Inoltre alcuni agenti nel tempo libero recuperano biciclette dismesse, le risistemano per regalarle ai piccoli del territorio. Chi volesse donare le proprie può contattare il comando.